Amici biancoverdi all'ascolto in visione, la buonasera da Alessandro Petri da Pontassieve. Ovviamente siamo vicino a Firenze, palestra Balducci, è l'inizio del girone di ritorno della Serie C Gold e la Mezzana Basketball Academy nel frastuono musicale di questo prepartita sta preparandosi a scendere in campo contro la SD Basket Val di Sieve, appunto per la prima giornata di ritorno di questo campionato toscano della C Gold. Pubblico importante, almeno a livello locale, ma ci sono anche presenze nutrite anche sull'altra sponda, quella destra, quella da cui vi parliamo, quindi lato bianco-verde. Del resto il post della pagina ufficiale del Val di Sieve Basket non lasciava spazio ad indugi, era un grande richiamo, arrivava alla palestra Balducci la formazione biancoverde senese, che come ricordavano gli amici di Pontassieve, quindi il basket Val di Sieve, ha scritto la storia nel basket italiano nel recentissimo passato, anche se adesso siamo ovviamente a commentare combattutissime gare di Serie C Gold. Partita dunque che segna l'inizio del girone di ritorno, come dicevamo. Devi andare subito a scrutare i roster delle squadre, cominciando dalla Named Sport Mezzana Basketball Academy, che schiera 10 uomini al referto, con il numero 1 Dorin Buca, con il numero 4 il capitano Edoardo Pannini, con il numero 6 Andrea Iozzi, con il numero 8 c'è Marco Menconi, con il numero 10 Duccio Benincasa, con il numero 11 Rick Daniel Empilo, con il 18 Alessio Sabia, con il 29 torna Lorenzo Bovo, con il 42 Vittorio Tognazzi e con il numero 55 Tommaso Bacci. In panchina con Pier Francesco Binella c'è Jacopo Lanza, anche perché Discepoli era a guidare gli Under 17 in una importantissima trasferta, peraltro vittoriosa, complimenti ai ragazzi di Discepoli, in quel di Pistoia. Appunto oggi iniziava per loro la seconda fase, quella che insomma decide chi va avanti a livello nazionale. Davvero un frastuono notevole qua alla palestra Balducci, con una musica di sottofondo davvero importante. E andiamo a vedere il roster del basket Val di Sieve, che con il numero 3 schiera Andrea Maltomini, con il numero 4 Kevin Bartolozzi, con il numero 7 Nicolò Piccini, con il numero 11 il capitano Luigi Occhini, con il numero 12 Pietro Morandi, con il 13 Edoardo Corradossi, con il numero 15 Pietro Forzieri, con il numero 17 Alessandro Valletti, con il numero 19 Niccolò Sarti, con il numero 21 Tommaso Sarti, con il numero 22 Daniele Munichi, con il numero 23 Claudio Piccini. In panchina con Filippo Pescioli ci sono Alessandro Gemmi e Mattia Pasetti. Gli arbitri di questa sfida sono Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo, che i tifosi biancoverdi ricorderanno sicuramente, e il secondo arbitro che è Mattias Dele Allisi di Livorno. Quindi coppia di grigi che viene dalla costa, e intanto aspettiamo per avere i quintetti e andiamo a scrutare il quadro della prima giornata di ritorno, che vede appunto impegnata la Mezzana Basketball Academy qua a Pontassieve contro la Pallacanestro Val di Sieve. Si gioca anche oggi a Livorno fra Don Bosco e Synergy Valdarno, si gioca anche a Cecina fra Basket Cecina e Basketball Club Lucca, a Legnaia fra Olimpia e Scuola Basket Arezzo. Il Costone invece domani affronterà la Pallacanestro Agliani, la Virtus Agliana affronterà invece la Virtus il Nuovo Basket Altopascio. Big match di giornata sicuramente Spezia ABC Castel Fiorentino, e a chiudere il quadro altro match importante Dani Basket Pallacanestro Prato 2000. I quintetti in campo, vediamo in pilo Dorin Buca, Duccio Benincasa e Iozzi, che fanno compagnia a Edoardo Pannini già in campo. La verbena riempie
la palestra Valducci di Pontassieve. Vediamo per il basket Valdisieve chi scende in campo. Vediamo il numero 11, il capitano Luigi Occhini, il numero 7 Niccolò Piccini, con il numero 4 Kevin Bartolozzi, con il numero 12 Pietro Morandi e con il numero 22 Daniele Municchi. Non ci sono dunque sorprese per Filippo Pescioli in panchina. Il salto a 2 tra fra Dorin Buca e Niccolò Piccini, una colonna del basket Valdisieve, settima stagione per lui e settima anche di Cigold ovviamente. Palla alzata da Samuele Rossetti, palla in mano ai biancoverdi, iniziano dunque in attacco questa sfida. Viene in casa a ricevere, lavora sui blocchi in pilo per andare poi a chiudere per Dorin Buca e poi subito Pannini al tiro dal lato opposto, buon ribaltamento, rimbalzo offensivo per lo stesso Pannini e poi il fallo su Duccio Benincasa, lato, rimessa proprio davanti alla panca di coach Binella, affidata a Dorin Buca. Iozzi per Empiro, ora si va a cercare Dorin Buca contro Piccini, prova la virata Dorin Buca di tabella, trova la misura del canestro, 2-0 Mezzana con i primi punti e arrivano dal centrone biancoverde. Primo attacco Valdisieve, profonda la ricezione, buono il canestro di Daniele Municchi, ben imbeccato in mezzo all'area, 2-2. Empiro, vista la pressione di Morandi su Pannini, porta palla oltre metà campo a cercare in post basso il duello di Iozzi contro il capitano biancoverde di casa Occhini, fallo di Iozzi sulla ripartenza del basket Valdisieve e dunque primo fallo di squadra anche per la Mezzana. I falli non sono segnati sul tabellone, ve ne accorgerete. Adesso viene segnato quello del basket Valdisieve, manca però il fallo commesso dalla Mezzana. A 3 intanto sbaglia Municchi, c'è il fallo, metro molto fiscale in questo avvio di match dei due arbitri, Samuele Rossetti e Mattias Degliallisi, fischiati i contatti che non credo che vedremo fischiati per tutta quanta la partita. 2-2, fallo ancora, terzo di squadra per Bartolozzi, no, due, dovrebbero essere due, sì, questo è il terzo di squadra, adesso viene segnalato e Pannini che con la pressione ancora di Morandi va a superare la metà campo. Palla per Benincasa che prova a liberarsi del diretto avversario, poi va a profondo a cercare Dorin Buca, molto profonda la ricezione, Dorin Buca esce, la situazione non facile, però sbaglia poi la misura dell'appoggio, rimane il 2-2 con Morandi che va a attaccare cercando il fallo e il fallo in questa fase arriva quasi sicuramente visto il metro con cui gli arbitri hanno iniziato a dirigere questa gara. Secondo di squadra biancoverde, biancoverde senese, e il pallone che viene consegnato a Morandi per i due liberi del playmaker classe 2002 del basket Valdisieve. Ivaio Sankaz, non ricordiamo male, per Pietro Morandi, 1-2, difesa allungata, accenna il pressing, viene in casa, deve ribaltare per Pannini che va oltre la metà campo da Empiro, si schiera subito a zona 2-3 Pescioli cercando subito di mettere i bastoni fra le ruote, memore anche dell'esperienza negativa del basket vista ad Arezzo, protesta platealmente Occhini, credo che ne abbia ben donde, il metro non è da C-Gold per quello che siamo abituati,
però molto fiscale anche in questa circostanza. È un metro molto molto fiscale che stavolta manda Eloneta Duccio bene in casa sul 3-2 Basket Val di Sieve. Vediamo quanto durerà il metro. Va corto intanto Duccio, rinfrancato da tutti i compagni. Ricorderete purtroppo i tiri liberi, i talloni d'Achille anche dei biancoverdi nell'ultima sfida casalinga. 0-2 di Benincasa con il pallone lanciato lungo da Bartolozzi, cade a terra Forzieri in maniera plateale, fallo di Iozzi, altro fischio, terzo di squadra. Addirittura antisportivo il fischio, almeno così sembra, non ho visto la segnalazione, ma proteste vibranti di coach Pescioli. Intanto è il secondo di Iozzi che viene rilevato da Vittorio Tognazzi, quindi già problemi da gestire a livello di falli per coach Binella. No, l'antisportivo veniva reclamato, ma era la ragione di coach Pescioli, ma infatti non mi ero accorto di tale segnalazione, mi sembrava effettivamente un fallo normale con anche una caduta plateale da parte di Forzieri. Metro abbastanza anomalo in questo inizio di partita, fallisce intanto la misura del tiro libero nel primo tentativo Forzieri, classe 2003. Lui invece vivaio Pino Dragons. 0-2 anche per Forzieri. Complessivamente due squadre non benissimo dalla lunetta. Empilo va a cercare Tognazzi in angolo che ribalta per Pannini, ora difesa zona per Pescioli. Pannini va a cercare ancora Dorin Buca che prova dal posto, solo rete per Dorin Buca, grande talento e mani morbidissime per Dorin, e quindi vantaggio Menzana 4-3. Palla ancora in punta da Morandi, Morandi cerca Piccini che prova ad affondare nell'area, va all'appoggio, penetrazione vincente, 5-4 Val di Sieve. Tognazzi 1 contro 4, ci ripensa, circolazione esterna, va il tiro, Ricca in pilo sul ferro, riparte con un punto di vantaggio Val di Sieve. Bartolozzi fuori per Piccini, corto il tiro di Piccini, riparte Pannini, Tognazzi ha doppiato, ancora molto chiusa nell'area Val di Sieve, e il Vittorio Tognazzi va a realizzare dalla media, 6-5 Mezzana. Morandi, c'è il Pertugio, penetra, scarica in angolo, un buon pallone per il piazzato di Forzieri, salta il taglia fuori, Piccini offre il pallone della tripla a Morandi, a Municchi, e non si fa pregare, e qua la difesa della Mezzana poteva sicuramente far meglio. 8-6 per i padroni di casa, 4 minuti e spiccioli trascorsi. Pannini, arriva al blocco di Ricca Empilo, arresta il tiro della media per Pannini, solo rete per il capitano Mezzanino. 8 pari, contropiede ancora per Val di Sieve, rientro la Mezzana che in qualche modo mette una pezza, fallo in attacco, palla persa dunque, quinto di squadra per Val di Sieve, credo vada ancora ad allungare la difesa. Vediamo se poi continua a schierarsi a zona Pescioli. Intanto c'è qualcosa da sistemare, probabilmente sul cronometro del 24, non ce l'avamo sì, è stato urtato e quindi era stato girato. Non credo che sia in favore di camera dalla nostra postazione, molto più
evidente l'altro lato del campo. Intanto ancora difesa allungata, 8 pari, Mezzana che torna ad attaccare, ancora Morandi a mettere pressione a Edoardo Pannini. Tognazzi prova la penetrazione dal gomito, Tognazzi sul ferro, grande imbalzo di Dorin Buca che poi si fa scippare via il pallone. Chiude bene Pannini la via della transizione primaria a Valdisieve, che allora manovra con circolazione esterna. Bartolozzi prova ad incuriarsi, lasciare il pallone, Benincasa ne approfitta, completa Buca il recupero. Benincasa poi cerca di mettere ordine, 8 pari ancora, 4.50 per chiudere la prima frazione. Si becca la stoppata Tognazzi, è 1 contro 2 e Pilo non può far nulla col 2 contro 1 di Valdisieve, che va ad affondare ancora il colpo in contropiede. E devo dire, transizione difensiva rivedibile per i biancoverdi, che specialmente quando non hanno buone soluzioni in attacco ovviamente offrono il destro al contropiede dei padroni di casa, che adesso conducono 10-8 a 4.40 e Binella è costretto al primo time out del match per correggere qualcosa che non sta funzionando come auspicato. Valdisieve che sicuramente ha mostrato grande aggressività nel difendere, con pressione tutto campo, chiudendo molto bene l'area e costringendo la Mezzana a ragionare molto in attacco, perdendo quindi un pizzico di fluidità. Mezzana che si è sbilanciata un po', non è rientrata in modo pronto, o quantomeno non sempre, offrendo il destro al contropiede dei padroni di casa. E adesso si riparte ancora con la difesa allungata da tutto campo per il basket Valdisieve. Tanto Sabia al posto di Dorin Buca dopo il time out, brutta ricezione di Vittorio Tognazzi. Sabia ci mette una pezza e recupera Pannini il pallone dalla lunetta, c'è anche un contatto che gli arbitri non vedono, ma è 10 pari ancora. Penetra e scarica Valdisieve con il piazzato a segno di Niccolò Piccini, ancora 2 di vantaggio per il basket Valdisieve. Pannini sul blocco di Sabia, Benincasa, ancora Pannini, spinta netta su Pannini, il metro è già cambiato, incredibile, non fischio. Incredibile non fischio, spostato nettamente Edoardo Pannini. Protesta Binella. Protesta in modo vibrante anche Binella. E Morandi riporta Valdisieve in attacco con 2 di vantaggio. Altomini va a cercare Monicchi, fuori il pallone ancora per Piccini, il piazzato è corto stavolta, rimbalzo a centro area di Pannini che apre a metà campo per Duccio Benincasa, che chiama lo schema. Palla per Pannini, Sabia un po' sbasso, lui contro Piccini, prova ad avvicinarsi, scarica per Pannini, il piazzato del capitano da 3 punti, a segno Edoardo Pannini, più 1 Mezzana, 12-13. Maltomini prova a seminare il, incredibile, il contatto di Pannini, giudicato falloso dopo che non si è fischiato dall'altra parte, gesto di stizza del capitano. È veramente difficile interpretare il metro dei due in grigio, del resto
Del resto, dicevamo, i tifosi biancoverdi ricorderanno sicuramente Samuele Rossetti. Valtiro Municchi sul ferro, buon rimbalzo di Tognazzi che viene ostacolato in modo evidente e adesso arriva il fischio che manda a Vittorio Tognazzi e Lonetta il contatto con Maltomini. E se inizi in quel modo, con quel tipo di metro, a mio giudizio poi diventa difficile tenere quel metro, però a quel punto le squadre hanno difficoltà ad adeguarsi. Doppio cambio per Pescioli, fuori Municchi e Piccini, dentro con il numero 23 Piccini e con il numero 13 Corradossi, sono usciti invece Municchi e Moran e Nicolò Piccini, è entrato Claudio Piccini. Tanto Vittorio Tognazzi ancora 0 su 2 dalla lunetta, davvero una disdetta, 0 su 4 per i senesi dalla lunetta anche in questa circostanza. Ormai è una psicosi, non che i ferri siano particolarmente accoglienti qua alla palestra Balducci, ma sicuramente si può fare qualcosa di meglio. Buon rimbalzo di Sabia a centro area, l'errore di Morandi. Mezzana sul più uno in attacco. Tognazzi smista l'angolo per Tommy Bacci che la infila dall'angolo, ancora una tripla a bersaglio, più 4 Mezzana, 16-12. Per la prima volta il vantaggio supera il singolo possesso. Adesso Val di Sera in attacco, ancora Morandi, la finta, linea di fondo, Bacci che gli ruba il pallone, aprendo poi per Lorenzo Bovo che oltre a metà campo consegna a Tognazzi. Dentro gli ultimi due minuti nel primo quarto, Tognazzi smista ancora in angolo per Bacci, ancora pronto da tre punti, stavolta non va, rimbalzo di Corradossi, apertura per Maltomini, prova all'affondo l'ex Empoli, passo e tiro, poi corto sul tiro, fallo di Pannini, fallo di Pannini, time out, vediamo a 1.29, credo che l'abbia chiamato Pescioli, primo fallo di Pannini, stava per entrare Menconi, vedremo, credo che entri proprio al posto del capitano Mezzanino, ma intanto c'è time out. La Mezzana ha 4 punti di vantaggio frutto delle due triple messe a segno che hanno dato il là al break, una con Pannini, l'altra con Bacci, importante, però ancora problemi ai tiri liberi, come del resto sta avendo anche la stessa Val di Sieve, non ha brillato evidentemente. Può essere anche un qualcosa di non semplicissimo rispetto ad altri parquet. L'impressione dalla tribuna è che i ferri fossero particolarmente duri. Parlandone con Pietro Milano nel pre-gara, mi veniva in mente il palaspot di Carrara per il tipo di ferro particolarmente datato, però ovviamente tiri liberi è sempre una roba di testa più che di ferri. E adesso è il momento di Andrea Maltomini, classe 2003, anche lui vivaio Empoli, prima stagione al basket Val di Sieve, esperienze per lui in C-Silver con la Use, 1 su 2, 13-16, un possesso pieno di vantaggio per la Mezzana e con Menconi e Bovo sopra la metà campo, Tognazzi, centro area libero, Sabia prova ad affondare, Sabia frontale, appoggiato al tabellone, semplice ed efficace, Sabionis,
porta sul più 5 la Mezzana, che adesso si schiera a zona a sua volta contro il basket Val di Sieve. Bartolozzi, circolazione esterna, poi prova la penetrazione, fallo di Sabia, credo. Torna Dori in buca. Anche perché è il secondo fallo di Sabia. Metro non facile da interpretare. Non sai mai quanta aggressività puoi mettere sul contatto. E questo potrà essere anche una chiave nel match. Fino a che almeno non si stabilizzerà. E intanto fallisce il bersaglio anche Edoardo Corradossi dalla lunetta, ma realizza nella seconda occasione e almeno Val di Sieve con il 50% riesce ad andare a segno. Tognazzi morbido con un passo dentro l'area, più 6 Mezzana, 14-20 nonostante lo zero nei tiri liberi. Ultimi 41 secondi, Occhini smista per Piccini che fallisce ma recupera il rimbalzo, prova ad appoggiarsi a Dori in buca, non è facile, forse ha mosso anche i piedi in maniera eccessiva, non per la coppia in grigio ovviamente. Alza Menconi e Dori in buca va a schiacciare il più 8, 22-14 Mezzana, break importante. Ultimi 10 secondi della prima frazione, 7. Bartolozzi per Maltomini a segno con la tripla. Il play classe 2003, arrabbiatissimo Pinella. Dato da 2 punti il canestro di Maltomini, credo, che è vero 16-22. Aspettiamo un attimo per capire se viene dato da 2 o da 3. Rimane da 2, 16-22, rimangono 2 possessi pieni di vantaggio Mezzana. Linea alla regia. In diretta dalla palestra Balducci sulla piattaforma Starplane con il consueto supporto di video fotografica diretta ovviamente per gli abbonati biancoverdi. Mezzanini, primo quarto 16-22, Mezzana che ha avuto qualche problema dalla lunetta, entrambe le formazioni hanno avuto grossi problemi direi a interpretare il metro dei due grigi. Ci sono 2 falli per Iozzi, per Sabia e credo anche per Pannini. La sponda biancoverde, non ho ottenuto il conto dei biancoverdi di casa, ma che adesso vanno alla rimessa del pallone per il primo possesso in attacco di questa seconda frazione. Mezzana che si schiera a zona, pallone per Occhini che sulla linea di fondo va a subire il fallo di Dori in buca, e i falli sono un problema in questa gara. Che entrambe le formazioni sono già gravate di un buon numero di personali.
E intanto attacca Corradossi, spinge via Menconi che rimane con lui. Tiro da tre punti che non va, ancora Corradossi al rimbalzo, fallisce il bersaglio, buon rimbalzo di Dorin Buca, che rischia un po' sull'apertura a Bacci, in qualche modo la mezzana supera la metà campo. Bacci vede il Pertugio, protegge il ferro, rimbalzo di Dorin Buca, si protegge con il ferro Bacci, poi Tognazzi deve forzare, sbaglia e Monicchi va a rischiare l'infrazione di doppio, forse la commette pura. Bacci sporca il pallone, lo recupera, errori da ambo le parti. Bovo consegnando a Bacci, smista per Tognazzi e non si fida di andare lungo da Dorin Buca. E Menconi step back da tre punti sul ferro, rimbalzo di Municchi, è già pronto Corradossi dall'angolo sul ferro, rimbalzo di Tognazzi e salta davanti a Maltomini. 16-22, ancora lì il punteggio dopo un minuto e mezzo abbondante della seconda frazione. Rischia Tognazzi, lo recupera Menconi, poi quasi lo riperde Tognazzi, si butta dentro, 6 secondi, palla deviata forse dalla difesa, gli arbitri comunque non vedono la deviazione e quindi palla persa, momenti non semplici, quasi 2 minuti senza canestri da ambo le parti. Riparte Valdisieve con Kevin Bartolozzi, Municchi, Occhini, stazione di piede. Ante è tornato Iozzi sul parquet, ancora mezzana sulla difesa 3-2. Maltomini da tre punti, palla che si arrampica sul tabellone, palla ovviamente fuori. Difesa allungata ancora, Menconi contro Maltomini, Iozzi per Menconi, blocco altissimo di Dorin Buca, Menconi prova a spezzare il raddoppio, virata, poi il pallone appoggiato al tabellone, non va, rimbalzo di Municchi, transizione per Municchi, il fallo di Tognazzi. ...16-22... Intanto Vittorio Tognazzi lascia il campo per il ritorno di Duccio Benincasa. 7 e mezzo da giocare, da arrivare all'intervallo lungo, ancora non si è segnato in 2 minuti e mezzo esatti, neppure così segna Municchi dall'angolo, rimane il 16-22. Maltomini mette pressione su Bacci, Bacci va al tiro da tre punti, Tommy Bacci rompe il digiuno così con la tripla frontale costruita direttamente dal palleggio. 16-25, mezzala sul più 9, massimo vantaggio Municchi, linea di fondo, lo stop a Dorin Buca che recupera il pallone, sta correndo il campo Dorin Buca, recupera il pallone offrendolo a Bacci, il fallo di Edoardo Corradossi. Proteste di Pescioli. ...16-25... non si vedono i falli sul, adesso sì, viene segnalato il fallo sul tabellone, palla per Iozzi, Bacci, Menconi, ancora Iozzi, si alza da tre punti Iozzi sul ferro, rimbalzo di Municchi, offre il pallone a Bartolozzi, Bartolozzi per Maltomini, Corradossi ancora in punta, Occhini
e Munich erano insieme. Munich adesso va al tiro da tre punti e segna. Per accorciare sul meno 6, 19-25 il punteggio, finta di Menconi che poi va ad attaccare direttamente Munichi. Grandi proteste dallo staff tutto in piedi di Val di Sieve. Posizione corretta, probabilmente dentro lo smile si poteva anche non fischiare. A mio avviso, però per i frangenti non è semplicissimo mantenere alte le mani fino in fondo, possibile anche che Munichi le abbia abbassate. E intanto ancora discussioni, adesso minaccia di tecnico per coach Pescioli con Rossetti che va ad avvisare il collega di tale avviso. E Menconi ancora lì, siamo a 0-7 credo. Gol dalla lunetta di Marco Menconi, primo libero a segno, 19-27. Vediamo che sia ovviamente il modo per stappare. Intanto Benincasa va a affrontare la penetrazione di Occhini, fallo che ci può stare, e per Benincasa è il primo personale. 19-26, Occhini al pallone per accorciare per Val di Sieve. Menzana che l'ha volata anche sul più 9. Occhini sbaglia la prima delle due opportunità. Menzana al momento è sul più 7. 6 minuti all'intervallo lungo. Occhini va a segno, 20-26. Menconi oltre la metà campo, palla per Bacci, blocco di Dorinbuca, Bacci al tiro immediato sul ferro, Dorinbuca svetta al rimbalzo, poi sbaglia l'appoggio con una virata che era molto buona e Bartolozzi va al cross, praticamente viene murato con Radossi e poi il fallo. Fallo di Dorinbuca, credo. Cambio, Bacci, secondo fallo di Dorinbuca. Bacci lascia il posto a Edoardo Pannini. Rimessa dal fondo per Val di Sieve, quarto di squadra per la Menzana con Sabia che va a rilevare Dorinbuca, gravato di due falli, ma entrambi sono con due falli se non vado errato, tenendo il conto a memoria, ma ovvero c'è l'imbarazzo della scelta. Benincasa finisce a terra sul contatto con Munichi. Val di Sieve sul meno 5. Menconi va a smarcarsi Pannini, poi va a bloccare per Menconi che non si libera dell'uomo, adesso riesce a farlo e in modo egregio arrivando al ferro per poter rilasciare il pallone morbidamente nella retina. 22-28, torna al doppio possesso di vantaggio per la Menzana e stavolta non ci può essere fallo, ma nella penetrazione Corradossi ha fortuna e segna con un buon rilascio, colpo subito da Iozzi, fermato il gioco per un colpo fortuito subito alla testa da Iozzi da parte di Maltomini che gli rovina addosso. Combinella che ha ancora qualcosa da ridire. In effetti non ha tutti i torti Binella.
Iozzi intanto ancora palleggio per darla a Mecconi, bel taglio, bel passaggio, e sai che arriva al trentesimo punto ristabilendo il doppio possesso di vantaggio con questa giocata in coppia Iozzi-Mecconi. Maltomini ancora, palla per Municchi che si butta dentro perdendo però il contatto con la sfera. Cambio, torna Morandi, fuori Maltomini, ha avuto quel contatto con il gomito un po' alto contro Iozzi, ora è bene in casa per andare a recuperare il pallone, non lo rincorre Occhini. 24-30 più 6 Mezzana. Mecconi finta all'angolo, poi va al tiro, sbaglia la media. Bartolozzi guida la transizione, offre il pallone a Municchi, ancora Bartolozzi in angolo, ancora da Morandi. Morandi va a cercare Municchi che è vicino al ferro, va a subire il contatto di Iozzi e di Mecconi, falle di Iozzi. Palle di Iozzi ed è il terzo personale. E non credo che si possa fare molto di meglio in difesa. Torna Tognazzi per Mecconi, non per Iozzi. Appariva abbastanza fermo, forse Mecconi è andato ad impattare, ma e Municchi va a trovare la giusta concentrazione per siglare il primo dei due liberi a disposizione, alleggerendo il peso anche del secondo pallone. Esce Iozzi, torna in pilo, 23 falli per Iozzi, situazione falli problematica adesso molto più per la Mezzana che non per Valdiseve. Tognazzi, ricezione non semplice, terzo di squadra, il fallo commesso da Morandi sulla partenza di Tognazzi, primo fallo di Morandi, terzo di squadra come dicevo. Pannini, ancora Morandi a mettere pressione su di lui, Pannini va a superare la metà campo, blocco di Tognazzi, adesso Sabia, lavora dal palleggio molto Pannini, palla per Empilo, sfugge il pallone ma c'è l'anticipo falloso di Corradossi, quarto di squadra anche per Valdiseve, il bonus arriva dunque, Mezzana è già oltre i 4 falli in questo quarto, 3:37 da giocare, rimessa affidata a Sabia. Empiro viene in casa, Tognazzi prova ad attaccare Bartolozzi, Tognazzi va al centro area, morbido Tognazzi, fatto molto bene, 26-32, di nuovo due possessi di vantaggio Mezzana, Occhini contro Sabia, prova Occhini dal gomito, sbaglia Tognazzi, protegge bene il pallone sull'arrivo di Bartolozzi, Tognazzi contatto, non fischiato, Tognazzi morbido, vittorio Tognazzi, 26-34 più 8, adesso è Municchi che recupera il rimbalzo sull'errore di Corradossi e tramuta questo rimbalzo, parte in pilo, si arresta prontamente quando il pallone stava per sfuggirgli, 28-34 più 6 Mezzana, Pannini, blocco di Benincasa per creare lo spazio giusto, il pallone del capitano è sul ferro, Bartolozzi dietro schiena, stoppata di Empilo sulla giocata di Corradossi, Empilo pronto a prendere il tempo saltando molto bene, cancellando il tiro del numero 13 di Valdiseve, time out, 28-34, perentorio il rientro in difesa di Rick Daniel Empilo e dunque time out che è il secondo chiamato da Binella, non abbiamo il conto esatto dei falli ma
direi che la situazione è piuttosto complicata, complice anche il fatto che la Menzana ha 10 effettivi al referto, del resto Lazzari, come avete visto, non era disponibile e peraltro non ci sono under da schierare, essendo oggi giornata in cui gli under 17 eccellenza giocavano a Pistoia, una gara importante, quindi non ovviamente erano schierabili in nessun modo. Ricordo anche che sono considerati under, se non erro, dal 2004 in poi, e quindi diciamo che per il roster bianco-verde non si può andare a referto in più di 10 senior, e quindi anche se ci fosse stato disponibile Lazzari, uno fra i senior sarebbe dovuto rimanere fuori dai 10. Prova l'anticipo Pannini, non va, dall'altra parte ci prova Forzieri, non va, Tognazzi lungo per Empiro che va fino al ferro, correndo molto bene il campo. Buona palla di Vittorio Tognazzi, ottima realizzazione di Rick Daniel Empiro, realizza Municchi dall'angolo con la tripla del nuovo meno 6 per Valdisieve. Empiro insegna a Pannini, punta a Tognazzi e sceglie il lato destro, c'è spazio, Tognazzi si arresta, poi va al tiro, solo rete, è tornato Vittorio, più 8 Menzana. Bartolozzi, ci è mancato un bel po' in questo avvio di stagione, quasi un girone intero. Palla persa da Morandi, Tognazzi, Benincasa dietro schiena per Rempino, la salva Benincasa e dal cilindro tira fuori il coniglio giusto per Rick Daniel Empiro. Forse si potrebbe obiettare se ci fosse infrazione, gran tripla da parte di Bartolozzi, si alza il livello del match 33-40, più 7 per Tognazzi, rischia il fallo in attacco, poi va dentro, on fire Tognazzi e va a segno ancora, più 9 Menzana. Ultimo minuto adesso della prima metà di gara, 33-42, più 9 Menzana, in angolo il pallone, poi in punta da Bartolozzi, adesso dalla media ci prova Corradossi, palla in mano a Municchi, sbaglia anche lui, rimbalzo di Corradossi che fallisce il tap-in. Ultimi 38 secondi, la Menzana non può gestire il pallone fino in fondo, ma può comunque rubar secondi, bisogna tenere adesso. Pannini, vieni in casa, tiro sul ferro, ultimi 20 secondi, prova a correre Valdisieve, poi ci ripensa per gestire l'ultimo pallone, ultimi 15 secondi, 10 adesso, arriva il blocco di Municchi per Bartolozzi, pallone per per Corradossi, l'errore, 2 secondi, Empiro da casa sua sul tabellone, finisce qua la prima metà di gara 33-42, si è alzato molto il livello realizzativo da ambo le parti dopo un inizio di seconda frazione davvero sterile per entrambe le squadre. Adesso spiegazione a metà campo fra Municchi, che è sicuramente il più prolifico fra i padroni di casa, e l'arbitro Rossetti. Finisce dunque qua questa prima frazione piuttosto combattuta, ma in cui la Menzana ha saputo trovare il break giusto nella seconda parte della seconda frazione, andando al riposo sul più 9, 33-42. Linea alla regia, ci fermiamo anche noi.
Ci eravamo un po' distratti perché stavamo guardando un po' di risultati che ci arrivano. Un po' di notizie, diamo ovviamente lustro anche agli under 14. Menzanini che hanno vinto in Valdarno, e quindi un plauso anche a loro. E chi magari ci segue dal telefonino, rientrando magari da qualche trasferta, come credo faranno sicuramente i genitori degli under 17 che rientrano da Pistoia. E qua in Val di Sieve, ovviamente a Ponta Sieve, il primo tempo si è concluso con un vantaggio in qualche modo importante della Menzana, con un più 9 propiziato da una vena realizzativa, da una fluidità offensiva che la Menzana ha saputo trovare nella seconda parte del match, con buoni scambi, buone giocate a due, probabilmente anche frutto di un ritmo che si è alzato, di qualche rimbalzo preso, qualche palla rubata conquistata. La Menzana ha potuto correre in contropiede e lì ha fatto sicuramente meno fatica che non nell'attacco a difesa schierata, come nella prima frazione, quando in certi frangenti la difesa spesso a zona di Val di Sieve riusciva a chiudere molto bene il pitturato, anche se poi parlare del pitturato qua non ha senso, devo dire, perché come potete vedere dalle immagini il parquet è piuttosto chiaro e non ha colorazione diversa all'interno dell'area dei tre secondi, per cui parlare di pitturato qua non ha proprio senso, anche perché poi le righe che delimitano il campo e quelle dell'utilizzo cestistico sono quelle bianche, che sono quelle che fra tutte forse si vedono meno delle altre. Quindi, però, questo è ciò che offre la palestra Balducci. Per contro devo dire che, nonostante il clima esterno, sarà anche una palestra scolastica, ma qua fa pure un gran caldo, devo dire, all'interno, e sinceramente ce lo porteremo dietro volentieri questa temperatura, pensando ai prossimi impegni, non solo in casa, perché capita di avere palasport piuttosto freschi anche in trasferta. È un tema con degli impianti del basket e non solo che mi piacerebbe affrontare, ma non è questa la sede giusta. Ma credo che abbiamo un problema davvero enorme in Italia, e certo, se si vuol fare sport di alto livello, come nei desiderata di tanti c'è, qualcuno dovrebbe pensare anche a riammodernare o a costruire nuovi impianti moderni ed efficienti, perché efficienti vuol dire anche con costi accettabili e sostenibili soprattutto. Però questo è un male che il nostro paese purtroppo si sta portando dietro ormai da tantissimi tantissimi anni, e quindi pessimi impianti significa fare tanta fatica nel costruire qualcosa dal basso. La chiudo qua, non voglio andare oltre perché altrimenti poi andiamo fuori tema. Però, tornando al tema della partita, sicuramente una buona Menzana, un progresso importante anche da parte di Vittorio Tognazzi, che sta ritrovando la vena realizzativa e sta alleggerendo ovviamente i compagni di alcune responsabilità, dando un'opportunità in più soprattutto in fase di attacco. Ed è sicuramente una chiave importante, una chiave peraltro attesa, una chiave che la Menzana sapeva di dover aspettare, visto l'infortunio piuttosto antipatico, anche per il contesto in cui è maturato, ovvero un torneo sì, carino, interessante, di grande fascino per i personaggi che c'erano sul campo in fortezza a Siena. Però sicuramente quando va un evento del genere ti va a togliere un giocatore per metà stagione, a quel punto fai anche hai anche modo di recriminare sicuramente. Detto ciò, fa parte del gioco. Però Vittorio Tognazzi è tornato e in qualche modo si è visto, ha dato un contributo molto importante nello scardinare la difesa di Val di Sieve, che nella parte, la seconda parte appunto del secondo quarto, ha avuto modo di subire il parziale della Menzana, che ha saputo allungare nel punteggio. Peraltro devo dire, la Menzana ha mantenuto
spesso due possessi pieni di vantaggio in questa seconda frazione, andando poi a incrementarli nel finale. Problema falli, ma lo abbiamo visto subito. È chiaro che non abbiamo davanti la coppia più esperta e più come dire, più qualificata degli arbitri di C-Gold in questa serata, lo dicono i fatti, ma abbiamo visto subito, per quella che è la nostra esperienza, come il metro fosse piuttosto fiscale nei primissimi minuti. È chiaro che quel metro lì fai fatica a tenerlo in un contesto di un campionato molto fisico e non certo abitudinario a quel tipo di metro, però poi non potendolo tenere in maniera costante finisci per non dare punti di riferimento ai giocatori, che non sanno quanto possono eccedere eventualmente nell'aggressività, specialmente in difesa, e quindi è un metro che è difficile da interpretare, e questo ovviamente ha creato e sta creando problemi di falli in entrambe le formazioni. Forse Valdisieve si è adattata un po' meglio, però in casa Menzana, dove abbiamo tenuto un po' di più il conto, abbiamo sicuramente problemi di rotazioni causate da questo metro che è piuttosto ondivago. Credo che poi abbiamo visto delle clamorose azioni non fischiate, e questo ovviamente succede quasi sempre, ma stasera in modo forse più eclatante del solito. Vediamo adesso come si sviluppa la ripresa con il quintetto di coach Pescioli, che è già praticamente in campo, con Occhini, Morandi, Piccini, il numero 7, e ovviamente Municchi, che è sicuramente il top scorer della propria formazione sin qua. In realtà in genere Occhini il top scorer con 18 di media, ma Unicchi viaggia quasi a oltre 13 e mezzo, quasi 14. A mezz'ora entra con Menconi, Bacci, Benincasa, Empilo e Buca. Non ci sono stati possessi alternati e quindi sono stati i fischi di palla 2, quindi il possesso che segue l'alternanza della palla 2 iniziale, ovvero terzo quarto con palla alla Menzana, che ha vinto la palla 2 iniziale. Bacci, Menconi, si comincia. Menconi oltre la metà campo, segnando a Benincasa, che gira lo spazio creato da Dorin Buca, che prova a smarcarsi, ma la palla ancora per Benincasa, che tira in faccia al numero 7 Piccini, ribalzo lungo in mano a Buca, Empilo, palla per Menconi. Empiro con il semigancio fuori misura, Buca riesce ad alpinare il pallone, a scaricarlo fuori per Menconi, che penetra, scarica per Benincasa, un passo dentro l'arco, morbido, Duccio Benincasa, palla sul ferro, il fallo in attacco di Dorin Buca, fischiato da Deli Allisi, terzo fallo di Dorin Buca. E Bartolozzi riporta in attacco Valdisieve, palla per Occhini, Morandi, Bartolozzi ancora a Piccini, che va ad attaccare, poi ci ripensa, torna da Bartolozzi, Occhini contro Empiro, i due numeri 11 di fronte, Empiro non fa passare il pallone diretto a Piccini, e dunque Benincasa può riportare in attacco i biancoverdi, ancora sul più 9 la Menzana, sul 33-42 di metà gara. Benincasa va, forse troppo intuibile, il pallone diretto a Empilo, fermato Bartolozzi, linea di fondo di Piccini, che riesce a tenere i piedi dentro la riga, non facile. Municchi frontale da tre punti, fuori misura, pallone controllato e raccolto da Empilo, 8 e mezzo da giocare. Bacci, ancora Menzana sul più 9, Benincasa, blocco di Dorin Buca in angolo da Menconi, che va a cercare ancora Buca, problemi di Dorin Buca per tenere il pallone, poi lo riesce a raccogliere e a tirare, non riesce a trovare l'appoggio vincente, ma subisce il fallo che lo manda in lunetta. Fallo di Municchi probabilmente,
secondo fallo. Arriva ancora un errore dalla lunetta per la Menzana. Da volta è Dorin Buca a non trovare la via del canestro. Eppure nella seconda circostanza ancora uno 0 su 2. Occhini prova ad attaccare, si spazia bene con Empiro, trova la misura del suo tiro e va a bersaglio accorciando le distanze sul meno 7. Primo canestro della ripresa, viene in casa per Bacci. Bacci tira in punta ad Occhini, palla sputata dal ferro, rimbalzo controllato da Valdisieve. Bartolozzi scarica per Occhini, ancora un fallo, così non puoi neppure difendere. Sono almeno così stranito quanto Binella, che è andato a protestare anche in questa circostanza sul contatto giudicato falloso. Palla per Piccini in angolo, un cross raccolto da Menconi che riparte verso l'area avversaria. Menconi per Benincasa che va a cercare ancora Dorin Buca che smista per Bacci in angolo opposto da tre. Bacci senza parabola, corto il tiro sul ferro. Morandi prova ad andare al ferro, lo mura a due mani Menconi stoppandolo. Empiro corre il campo, contatto non falloso. Empiro fino in fondo sbaglia, non riesce a intervenire Dorin Buca. Municchi non controlla, non la salva e quindi pallone Menzana. Peccato per l'errore di Ricchi Empiro che aveva corso bene verso il ferro, non trovando però la misura dell'appoggio vincente. Menzana firma ancora ai 42 punti di metà gara dopo 3 minuti di ripresa, segnato invece con Occhini. Adesso il fallo su Bacci commesso da Occhini. Bacci andrà in lunetta, suppongo. Dico suppongo perché stasera non si può mai dire finché non è ratificata la decisione. E Bacci ha due opportunità. Prima bersaglio, altro gol dopo quello di Menconi. Una caterva di tiri liberi falliti. Arriva per la prima volta nel match il 2 su 2 per i senesi che tornano sul più 9, 44-35. Bartolozzi per Morandi, Morandi va a offrire un buon pallone per la tripla di Municchi. Ancora segno al tiro pesante, riportando Valdisieve sul meno 6, 38-44. Benincasa va a corto sul ferro. Bartolozzi 3 contro 2, offre il pallone ancora a Municchi che prova la penetrazione, lo mura a Menconi, ancora mette il corpo, mani alte e dritte. Deli Alisi va a fischiare il fallo che manda in lunetta Municchi. Credo che Menconi non sa neppure cosa replicare, perché effettivamente quando vedi questo tipo di situazione c'è poco da dire. Municchi a segno dalla lunetta. Due su due e dal meno 9 al meno 4, break di 5 punti, palla rischiosa di Bacci per Menconi. Bacci poi va a corto sul tiro da 3 punti, non si fida dell'extra pesta di Empilo. Bacci poi intuisce,
c'è il libero Menconi, in qualche modo riesce a controllare il pallone contro Bartolozzi e stavolta il pallone è arrivato, più 6 Mezzana, 40-46, bravo anche Menconi a deviarlo su quel duello per accaparrarselo con Bartolozzi. Ancora un attacco Valdisieve, ancora Bartolozzi, Occhini per Piccini, ruba il pallone, Dori in buca, molto attento a centro area. Menicasa, c'è spazio per andare al tiro, è corto sul ferro, non riesce a conquistare, a ripartire però Occhini, perché frana contro Menicasa che stavolta aveva posizione di vantaggio. È settato a 24 il cronometro, quindi c'è spazio per attaccare. Menconi, step back da tre punti, non va. 40-46, rimane il più 6, ci prova Occhini da lunga distanza sul ferro, pallone altissimo, ma altissimo anche Dori in buca a recuperarlo per offrirlo a Menconi. Contatto stavolta non sanzionato di Morandi. Bacci per Empiro, finta contro Municchi, poi va al tiro in un secondo momento, palla che danza sul ferro, poi esce Municchi ancora, già dall'altra parte, offre il pallone a Piccini. E ancora sul meno 4 Valdisieve e credo Binella costretto al time out. Ancora un rientro difensivo non lucidissimo dei biancoverdi, che hanno sbagliato tanto in attacco, lasciando lì qualche tiro sicuramente concretizzabile. Un po' di nervosismo anche per Dori in buca in panchina. E il vantaggio di 9 lunghezze che è stato un po' dilapidato in buona parte dai biancoverdi, con adesso Valdisieve che ha contatto sul meno 4 e sicuramente è più in fiducia. Tre falli di squadra per i biancoverdi, due per i biancoverdi senesi, due per i locali. 42-46 il punteggio, se rientra in campo torna Sabia e torna anche Iozzi, Menconi, Bacci e Pannini. Dall'altra parte Morandi, Forzieri con il numero 15, Bartolozzi è arrivato, no, c'è Piccini e anche Municchi. Bartolozzi va a intercettare il pallone deviandolo, giocatore esperto Bartolozzi, terza stagione per lui in Valdisieve, ex Sinergy e anche Reggello. Bacci porta la palla oltre la metà campo, arriva al blocco di Iozzi, pallone ancora a Iozzi, non c'è spazio, poi l'abbiamo data a Sabia, ma ancora Bartolozzi, terzo fallo di squadra per Valdisieve. Probabilmente anche qua, nell'interpretare questo metro così ondivago, Valdisieve ha sicuramente una maggiore esperienza di categoria per poterlo fare, i suoi effettivi. E messa dal fondo affidata a Menconi per Sabia, Iozzi punta da Pannini, Menconi, palla per Pannini, non va a tirare da tre punti, cade Municchi, palla comunque aperta per Bartolozzi. Morandi per Piccini, libero da tre punti, ritardo a Sabia, tripla del meno 1 a segno, e il piazzato di Piccini è sicuramente un fattore in questa gara, lui che generalmente segna 3.5 punti a partita, ma come abbiamo detto Valdisieve è a contatto. Menconi prova a penetrare, deve tornare indietro, rimbalzo di Iozzi, fallo rischiato a Morandi, molto al limite, ma fallo comunque cacciando il pallone, quindi fallo di gioco, non
fallo, cioè fallo normale, non antisportivo. Secondo per Morandi, quarto di squadra, quindi bonus per Valdisieve. E Iozzi in lunetta per il tallone d'Achille dei biancoverdi. E anche Iozzi, che normalmente ha buone medie, eccettuata l'ultima partita, fallisce il bersaglio nel primo tentativo, lo trova nel secondo. Due punti di vantaggio Mezzana, 45-47, 3-12 da giocare, ma la gara è tornata in pieno equilibrio. Piccini, Municchi, Bartolozzi da tre punti, ci prova Bartolozzi, in balzo di Sabia, un buon tagliafuori, non si fa spostare, buon Alessio Sabia, adesso consegna a Pannini, Iozzi, Tognazzi, infrazione di passi fischiata da Deli Allisi e palla persa Mezzana. Bartolozzi per Morandi, Morandi prova, giocato da via di fondo, rimbalzo di Menconi, solo maglie verdi al rimbalzo, Menconi nel traffico per Iozzi, gran palla, gran canestro di Iozzi, adesso corre il campo in difesa, fallo di Menconi, fallo ben speso, comunque ha rischiato Marco Menconi, ma la transizione era pericolosa di Municchi, è il quarto di squadra ed il secondo di Menconi, quindi non un danno esagerato. Altomini per Morandi, Tognazzi per Bacci e si riprende con la rimessa che Deli Allisi affida a Municchi. 2:20 da giocare nella terza frazione, più 4 Mezzana, palla per Valdisieve. Altomini, Bartolozzi ci prova da tre punti sul ferro, buon rimbalzo di Iozzi, Tognazzi prova a correre il campo, Maltomini, Pannini, palla per Iozzi, ci prova da 7 metri Iozzi sul ferro, Sabia prova a intercettare il rimbalzo ma non va, riparte Bartolozzi, pensava che si affida forse un po' troppo al tiro da tre punti, arriva l'errore anche di Maltomini, rimane il più 4, 100 secondi per chiudere la terza frazione, Pannini, Menconi, entrambe le squadre in bonus, a 4 falli, Tognazzi dalla media, Tognazzi beffato dal ferro, palla che svirgola via, Maltomini offre a Municchi, centrale, Menconi intuisce il passaggio per Piccini, schiaccia Pannini per Menconi e poi il fallo di Menconi che è il terzo, il terzo fallo, è errore pesante nelle conseguenze perché è il terzo fallo di Menconi e dà due liberi a Bartolozzi. Menconi esce, torna Bacci, palla persa sanguinosa. Un momento in cui anche Valdisieve stava facendo fatica a trovare il canestro, arriva l'opportunità ghiotta dalla lunetta per Kevin Bartolozzi che non sbaglia, ma nella seconda opportunità sì, 46-49, rischia il contatto su Tognazzi, Bartolozzi poi ruba il pallone, va a provare la stoppata Iozzi, ma Bartolozzi davvero molto esperto, ha saputo gestire il contatto al limite, poi ha rubato palla nello scambio riportando Valdisieve a meno uno e qua ancora un difetto di esperienza
dei ragazzi di Pinella. Tognazzi tira ma fuori equilibrio, non raccoglie il fallo, si prende anche le offese del raccattapalle e Bartolozzi va a siglare il vantaggio con il canestro da 3 punti, 51-49, Mezzana con soli 7 punti realizzati nella terza frazione, davvero ha tanto 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 da recriminare, ma sui propri errori, perché effettivamente abbiamo, come dire, buttato via diversi palloni e quello che è il conto è che sono solo 7 punti realizzati. Pinella chiama il time out a 34 secondi dalla fine, lasciandone quindi soltanto uno per la seconda parte del secondo tempo, quindi per la quarta frazione, e dal più 9 dell'intervallo la Mezzana nuovamente subisce la sindrome del terzo quarto, andando a realizzare soltanto 7 punti. E facendosi rimontare da una squadra che ha saputo trovare conclusioni pesanti e soluzioni anche in contropiede, e ritrovando quella fiducia che la difesa mezzanina le aveva fatto smarrire nella seconda frazione. Tutto dunque da rifare. Tognazzi per Pannini. 32 secondi al termine, quindi Mezzana che non può gestire fino in fondo il pallone. Bacci per Pannini, va a cercare Iozzi in post basso, taglio di Tognazzi, Iozzi 4 secondi, fallo, fallo di Maltomini e manda Iozzi in lunetta a 14 secondi alla fine del terzo quarto. Palla che finalmente viene consegnata a Iozzi, 14 secondi, due liberi. Iozzi a segno, 51-50. Due su due di Iozzi, 51 pari, esce per far tornare in pieno, non rischiare dunque il fallo, lui che ne ha tre. Orandi, 10 secondi, blocco di Municchi, cambio che porta Tognazzi su Morandi, Municchi che si libera e va a sfondare con un colpo su Benincasa, anzi non Municchi ma Forzieri, colpo su Benincasa, gomitata al volto, gomitata al volto. Arriva il fallo, forse che hanno visto cadere a terra il giocatore, ma ancora un colpo proibito dopo quello di Maltomini sul blocco del primo tempo contro Iozzi, ancora un colpo proibito. Una volta è Forzieri, fallo antisportivo nel numero 15 Forzieri. Ritarguito ancora Pescioli, forse non si ricorda Rossetti di averlo già minacciato di tecnico nel primo tempo. E in casa è dovuto uscire. 51 pari, 4 secondi per chiudere la terza frazione. Menconi sul ferro.
entrambi. E messa Mezzana. Empilo. Bacci, 3 secondi. Bacci deve provarci da casa sua sul tabellone. Mezzana davvero in deficit di fiducia. E deve ritrovare un po' di equilibrio mentale. Non è facile. Anche perché poi dopo tante partite con questo tallo dei tiri liberi sicuramente non è semplice, la palla pesa tantissimo, però questo è, se vuoi vincere devi segnare, e devi segnare anche e soprattutto dalla lunetta. Linea alla regia per ultimo break. Si torna in campo, 51 pari, Mezzana che ha segnato 9 punti nella terza frazione, fallendo tante opportunità ancora dalla lunetta. Morandi, Forzieri, Maltomini, Municchi, Piccini per coach Pescioli, per Binella, Pannini, Tognazzi, Bacci, Iozzi e Dorin Buca. Adesso anche qualche trombetta negli spalti bianco-verdi. Mezzanini, Maltomini per Forzieri, Forzieri attacca Iozzi, chiude bene Iozzi, Maltomini cancellato da Dorin Buca, riparte la Mezzana in attacco dopo una buona difesa, Bacci. Per Tognazzi, Dorin Buca raddoppiato. Costretto in qualche modo all'errore, Municchi, fallo di Dorin Buca. Si fa innervosire Dorin Buca e chiaramente si lascia andare nel contatto che non aveva alcun senso a quel punto. Chiama la zona Binella, torna Sabia, 3-2. Maltomini, Municchi, Morandi, riparo di ritorno per Municchi che affonda come nel burro della difesa bianco-verde che non riesce a chiudere sulla penetrazione del numero 22. Questa sera sembra davvero immarcabile. Pannini, Morandi recupera su di lui, Tognazzi, più due Valdisieve, Tognazzi prova la penetrazione frontale, chiude la difesa, Tognazzi si alza, Pannini devia, Sabia recupera il contatto falloso di Forzieri e Sabia, vediamo se potrà andare in lunetta per due liberi sul 5-3-5-1 Valdisieve. 8:43, quarta frazione, time out già chiamati due volte da Binella, quindi un solo time out per Binella. Bravo Sabionis, assegno dalla lunetta. Parità, 5-3-5-3, 2 su 2 Merciorana. Ci scusiamo ovviamente, ma le persone non capiscono che c'è una telecamera e passano davanti. Tanto
Maltomini smista ma in panchina a metà sopra la testa di Sara Fattorini, recupera Jacopo Boldrini ed è palla recuperata Menzana, non perché l'ha presa Jacopo ma perché ovviamente è finita fuori proprio nei pressi della panchina menzanina. 5-3, 5-3, 8-25 da giocare. Pannini, blocco di Sabia, ancora scambio con Tognazzi, ancora Pannini, frontale contro Piccini in angolo per Vittorio Tognazzi, preso da Municchi, lo attacca Vittorio, alza la parabola sul ferro Maltomini, è già dall'altra parte, prova ad attaccare penetrando e poi scaricando, franando addosso a Iozzi, non c'è il fischio, c'è invece la tripla dall'angolo di Municchi che gli dà il più 3 a Valdisieve. Bacci a 3 punti, non va, rimbalzo di Municchi e scappa via, offre a Maltomini dentro per Piccini, Iozzi riesce a contenerlo, Sabia recupera il rimbalzo, offrendo a Bacci l'opportunità per tornare in attacco sotto di 3 lunghezza la Menzana. Bacci per Sabia, Pannini, 8 secondi, Pannini prova a penetrare, scarico per Sabia che ci prova da 3 punti dall'angolo, non va, il fallo di Morandi nei confronti di Iozzi. E Morandi effettivamente, come si sottolineano dalla tribuna, è andato spesso oltre le righe nelle proteste. Molti contatti al limite per lui. Rimessa dal fondo per Tommy Bacci. Sabia, Iozzi, vieni in casa contro Forzieri, palla rischiosa per Pannini che da 3 punti si alza e andrà in lunetta per, vediamo se 2 o 3 tiri liberi, si consultano i due, vediamo, vediamo cosa decidono, 2 o 3 3 2, vediamo, consulto, non hanno visto 2 tiri liberi, ah 3 tiri liberi, fallo del numero 22, no, il numero 12 Morandi, C- 5-6, 5-3, 3 tiri liberi per Pannini. Che realizza. Secondo purtroppo entra ed esce, viene rigettato dal ferro. Il terzo va a bersaglio, 2 su 3 per Edo Pannini, sarà sul meno 1, poco meno di 7 minuti al termine, ancora 3-2 per Binella. Maltomini, Bartolozzi in angolo, linea di fondo per darla a Municchi, il fallo di Iozzi che è il quarto, vediamo se sono due liberi o se il fallo è sulla ricezione, vediamo come vorrebbe Iozzi, 2 liberi ovviamente. Municchi in lunetta per 2 liberi, quarto fallo se non ho visto male di Iozzi. Segno Municchi, davvero top scorer del match sicuramente, non abbiamo le cifre ma davvero realizzatore molto prolifico stasera, ben oltre i 13 e mezzo di media. 5-7, 5-5, 1 su 2 Municchi, palla
difficile da gestire ancora una volta per la Menzana, difesa al limite del fallo per Valdisieve. Pannini ancora per Iozzi che prova ad attaccare, il fallo stavolta sulla partenza commesso da Forzieri sulla partenza di Iozzi. Empilo per Iozzi, quarto fallo di Forzieri. E Pescioli prepara il ritorno di Occhini in panchina, va a rilevare appunto Forzieri, giovane classe 2003, Livaio Pino Dragons, doppio tesseramento in Under 19 eccellenza per il numero 15, e torna il capitano Occhini. 6 secondi, bene in casa Occhini, gli ruba il pallone, 2 contro 1 e Occhini va fino in fondo a sbagliare un rigore. Bacci recupera il rimbalzo Occhini, impensabile l'errore del capitano di Valdisieve. Bacci per Empilo, prova ad attaccare Municchi, poi ci ripensa, serve Sabia, difesa al limite di Maltomini, Sabia prova a scappare sulla linea di fondo ma perde il contatto con la sfera e la pressione di Maltomini ovviamente porta frutto. Menconi per Pannini, più 2 Valdisieve, 5:43 da giocare e Valdisieve che riparte in attacco con 2 punti di vantaggio. Municchi va a scappare, fallo di Bacci, rimessa per Occhini, terzo di squadra per la Menzana. Municchi, Maltomini, Municchi, Occhini, dai vai con Municchi che nonostante la posizione di Sabia va a segnare il più 4 e Municchi davvero stasera fa pentole e coperchi. Palla per Sabia, fallo di Bartolozzi e Sabia andrà in lunetta per 2 liberi visto che c'è bonus, fallo non sul tiro ma c'è bonus. Cinque e 10 da giocare, 2 liberi per Sabia. Bonus esaurito da Valdisieve a 5:10 dalla fine, Sabia a segno. Due su due, buono di Sabia, 5:9, 5:7. Dimezzato lo svantaggio, ancora zona. Maltomini si butta dentro Morandi, Bartolozzi per Occhini, finta il tiro, poi va a servire Maltomini e va a farsi stoppare dal tabellone. Sabia tiene un buon pallone non semplice in mezzo a tanti possibili contatti. Pensate a cosa avete visto fischiare nel primo quarto e poi guardate se questo è il metro che adesso viene tenuto. Adesso ancora Sabia che prova a smarcarsi lavorando in mezzo all'area e Municchi e commette fallo e lo manda nuovamente in lunetta. Torna intanto Morandi per Maltomini, terzo fallo di Municchi. Sabia 5-9, 5-7, 4:29 al termine, ancora Sabia a segno, 5-9, 5-8, meno 1 Menzana. A segno ancora Sabia, 2 su 2, 5-9, 5-9,
Enzana che riagguanta la parità. Bartolozzi per Occhini. Occhini, contatto con Benincasa, fuori misura, ma Occhini che manda letteralmente a quel paese Rossetti per il contatto subito non sanzionato. 4 minuti al termine che scattano adesso. Benincasa, linea di fondo, ancora il pallone per Menconi, ma intuisce Bartolozzi, palla persa per la Mezzana. Morandi per Piccini che va a sbagliare, gran rimbalzo di Riccampino, buon taglia fuori Menconi. 5-9, 5-9, 3-35. Empiro per Sabia contro Piccini, fallo di Piccini su Sabia che ancora deve andare in lunetta. Volta sbaglia Sabia dopo una buona serie a segno, aveva consentito il recupero da almeno 4 con un 4 su 4 consecutivo. Arriva il 5 su 6 per il più 1 Mezzana che ha un 5 a 0 di parziale aperto. Piccini, Bartolozzi, Morandi, partenza più che sospetta di Morandi. Piccini non riceve, va dentro Municchi, finito il tempo, finito il tempo, finiti i 24 secondi prima che rilasciasse il pallone Municchi, palla che sarà rimessa in campo. Buona difesa direi a parte della Mezzana. Menconi, 3 minuti esatti adesso al termine, più 1 Mezzana, 60-59. Menconi si butta dentro, lo scarico per Bacci aperto da 3 punti, non va, il pallone però è fuori, deviato ma da una maglia verde, quindi nulla da fare. Torna Pannini per Duccio Benincasa. Morandi per Bartolozzi, ora 3-2 Minella. Forzieri, Bartolozzi, un angolo per tiro da 3 punti a segno di Morandi che dà 2 di vantaggio a Val di Sieve, 6-2, 6-0. Empilo contro Morandi, si smarca Sabia, Empiro prova a servirlo adesso, spinta di Municchi, ma Sabia segno, 6-2, 6-2. Avviciniamo agli ultimi 2 minuti, ancora stessa difesa, Bartolozzi per Forzieri, ci riprova da 3 punti a segno ancora, 6-5, 6-2. Più 3 Val di Sieve. Bacci per Pannini, 1-46 al termine. Pannini per Bacci e finta, poi va il tiro adesso da 3 punti sul ferro, ma c'è il fallo, c'è il fallo per Morandi, dovrebbe essere il 5° fallo, così è infatti. Torna Maltomini e Bacci lunetta per 3 tiri liberi, credo. Sì, intesa fra Deli Allisi e Rossetti. Tommy Bacci a segno, 6-5, 6-3.
5-6-4. Tommy Bacci 3-3. Tommy Bacci 1-33 al termine. Parità 6-5-6-5. Forzieri, Occhini a un centimetro dal ferro, backdoor non rilevato dalla difesa menzanina e non seguito, e quindi molto facile Occhini. Bacci ci prova ancora da tre punti sul ferro, svirgola via il pallone, 1-10, 26 più 2, palla in mano quando entriamo nell'ultimo minuto. Proprio adesso Forzieri per Occhini, preso da Pannini. Occhini, Pannini della ruba, della ruba il capitano biancoverde, contatto con Maltomini, non sanzionato. Empiro fa saltare Monicchi, poi Empiro al tiro da tre punti, Rick Empiro da tre, 6-8, 6-7 Mezzana, 36 secondi, tiro da tre punti a segno di Rick Daniel Empiro, momento cruciale del match, 36 secondi, ancora lunghissima. Sei otto, 36 secondi al termine. Un time out a questo punto rimane per parte, con l'ultimo time out chiamato da Pescioli, quindi due time out per parte come vedete sul tabellone. 6-7 Val di Sieve, 6-8 Menzana, che ha avuto una reazione importante. Finalmente ha trovato il canestro pesante con Rick Daniel Empilo. E adesso 36 secondi, vediamo se è rimessa con 14 o se con 24. Rimessa con 24 secondi per Val di Sieve. Sceglie di non affrettare i giochi, anche perché la Menzana ha un fallo da spendere. Menzana che passa uomo, Bartolozzi, Menconi su di lui, Occhini contro Iozzi, fallo di Iozzi, 23 secondi, quinto fallo di Iozzi. Torna Duccio Benincasa. Nella sceglie di non schierare centri per cambiare probabilmente in maniera sistematica. E quindi rimessa con 23 secondi per Occhini, 14 però per l'attacco. Rimessa per Monicchi contro Bacci. Perde il pallone, no? Lo recupera. Si alza da terra, non c'è il fischio, Forzieri fino in fondo, arriva corto il fallo. Fallo su Forzieri, 12 secondi al termine. Forzieri va in lunetta per due liberi. Forzieri, vivaio Pino Dragons, primo anno al Val di Sieve. Parità 6-8, non trema la mano di Forzieri e adesso va per il sorpasso che arriva puntualmente. Time out Binella per disegnare uno schema. 12 secondi per la Menzana per recuperare una lunghezza.
No, Binella con la lavagna. Sei otto, 12 secondi, lo vedete probabilmente nel riquadrino, il tabellone della palestra Balducci inquadrato. Tanto Morandi va a chiedere qualcosa al tavolo. Conciliabolo sul panchino ovviamente. Quella bianco-verde ti disegna una schema per andare a un tiro più ad alta percentuale possibile. Rimessa sulla tre quarti offensiva, lato opposto ovviamente alla panchina, come era prevedibile per non avere interferenze con la panchina. Pannini, tornato Dori in buca per questo ultimo possesso, chi sa che non sia un gioco per lui. Pannini, Menconi, Coni, ora Menconi, prova ad andare dentro, Menconi sbaglia, fallo che non c'è, adesso arriva il fischio. Menconi buttato via, gettato, spinto via. Menconi spinto via probabilmente, queste le proteste con Dele Alisi che non se l'è sentita di fischiare il contatto. 4 secondi Occhini in panchina. Più due Valdisieve, non ci sono più time out logicamente, quindi anche nell'ipotesi di un eventuale tiro da tre punti non si può avanzare la rimessa. Bacci per Pannini, Pannini deve correre il campo, da metà campo a un tiro con una preghiera. Arriva la sconfitta, quinta consecutiva, Menzala che aveva anche superato le sue difficoltà provando a trovando anche la via dei tiri liberi nel finale, ma ancora una volta è arrivata la sconfitta. Un ultimo contatto che probabilmente poteva essere sanzionato, ma non lo è stato. Quinta sconfitta consecutiva dei biancoverdi. In crisi sicuramente nel terzo quarto, ben più volitivi e concreti nella quarta frazione, e ancora una volta dal cilindro è uscito, non è uscito il jolly giusto, e sulla penetrazione di Menconi il contatto non è stato sanzionato e non c'è stata possibilità ovviamente di andare a un tiro degno di tale nome. Questo è il verdetto della palestra Balducci, Menzana che probabilmente non è inferiore a Valdisieve, ma lascia lì sul parquet contro Valdisieve ben 4 punti. Valdisieve che a questo punto aggancia la Menzana e il costone a quota 10, e quindi direi che peggio di così non poteva andare, in ottica anche possibile ritorno alla vittoria Menzana per un possibile obiettivo quantomeno di tornare a vincere. Menzana che avrebbe anche meritato probabilmente la vittoria per quello che ha fatto nella quarta frazione, però ancora un dettaglio che toglie la gioia della vittoria ai ragazzi di Binella, che devono recriminare molto per aver buttato via tantissime opportunità dalla lunetta. Però quando sembrava che avessero rimesso le cose a posto anche con la mira dalla lunetta, purtroppo ancora una volta un dettaglio è mancato e l'appuntamento con la vittoria è ancora una volta rimandato. È duro ingoiare il boccone così, però probabilmente in questi parquet
con questo tipo di arbitri, esprimo una mia personalissima opinione, non dovrebbe essere, perché non è, ma affidarsi al fischio di un contatto forse non è la cosa migliore, e magari cercare di servire un Dorin Buca poteva essere un'altra chance, visto che di questo tipo di penetrazioni nell'arco della partita non c'è stato grande continuità nel sanzionarle. E anche questo è un problema di, forse anche di esperienza in categoria da parte di tutti quanti, però a conti fatti, dovendo fare i conti con anche una relativa, consentitemelo, pochezza di chi dirige le gare, come del resto non sono dei fenomeni chi gioca in campo, è anche forse più intelligente cercare altre strade o altre vie meno condizionate da possibili decisioni avverse che possono starci e che in questo caso ovviamente non mancano mai o comunque spesso di arrivare. Questo è il basket di Serie C Gold e questo passa il convento in questo momento. 7-1-6-8 il finale della palestra Balducci, da Alessandro Petri, credo che possa essere tutto, credo che ci siano tanti spunti, poi ne parleremo con coach Binella nel dopogara, però direi che anche stasera ancora una volta si deve ingoiare e imparare, e chi ha più esperienza, non so se sia giusto del tutto così, però devo dire che terzo quarto molto rivedibile da parte dei ragazzi di Binella, con tanti tanti errori soprattutto in attacco, qualcosina anche in difesa sicuramente da sistemare perché troppi canestri facili concessi, però il quarto parziale della Menzana è sicuramente un quarto parziale da squadra che aveva voglia di tornare alla vittoria e che forse l'avrebbe anche meritato, soprattutto per aver saputo limare, grazie anche a Sabia, consentitemi un complimento al numero 18 Biancoverde, per aver trovato con continuità la linea, il successo, il canestro della linea del tiro libero, che poi diventa un tallone d'Achille pesante nella testa di tutti quando sai che la lunetta hai queste percentuali così deleterie nelle ultime partite e ti sono costate anche dei risultati alla portata. E quindi quando sai andare oltre quegli errori, credo che la Menzana potesse anche meritare proprio per quello, e mi aspettavo anche per quello che potesse arrivare il successo, finalmente non è bastato, e questo dobbiamo accettare dal metro che abbiamo visto sul parquet e dalle decisioni di chi è preposto a dirigere la gara, che non se ne è sentita di fischiare quell'ultimo contatto sul 69-68 per Val di Sieve. Davvero tutto adesso, ringraziamento ovviamente per i due scudieri di videofotografica per la piattaforma Starplane, un saluto a tutti voi che ci avete seguito anche in questa trasferta sulla riva dell'Arno prima di entrare in Firenze, e adesso non resta che augurarvi la buona domenica e rinnovare l'appuntamento per la prossima settimana, 28 gennaio sabato 20:30 Menzana Basketball Academy contro lo Spezia Basket Club, è sicuramente una delle favorite del girone. Da Alessandro Petri è tutto, buona domenica.